iniziare immediatamente. Allora, un caloroso benvenuto a tutti gli intervenuti al terzo e ultimo incontro del ciclo di lezioni dedicato all'archeologia dell'architettura. È un'iniziativa organizzata nell'ambito del corso da me tenuto di archeologia dell'architettura della scuola di specializzazione in beni archeologici dell'Università di Bologna. Io mi chiamo Andrea Fiorini e faccio parte del personale universitario del Dipartimento di Storia, Cultura e Civiltà, per il quale svolgo attività di ricerca e di didattica. Allora, la lezione di oggi si intitola Archeologia dell'architettura per la tutela dei beni culturali e sarà tenuta dal dottor Massimo Sericola, che lavora presso la Sovrintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì Cesena e Rimini. Lavora come funzionario archeologo. Allora, ho invitato Massimo per condividere con noi il suo punto di vista sull'archeologia dell'architettura e in particolare sulla stratigrafia degli elevati come strumento conoscitivo e preliminare a ogni intervento di restauro conservativo. Abbiamo visto dalla precedente relazione del dottor Cortellazzo quanto è importante avere buoni rapporti con la sovrintendenza, soprattutto l'importanza di parlare un linguaggio comune. E pertanto io lascerei la parola a Massimo per una breve presentazione dei suoi interessi e del suo percorso di formazione. Direi soprattutto percorso di formazione perché credo che sia un elemento importante per la storia di Massimo Sericola. Grazie Massimo, a te la parola. Buongiorno a tutti. Allora, io ringrazio molto il professor Andrea Fiorini per l'invito a questo seminario. È un tema, quello dell'archeologia e dell'architettura, di cui dibattiamo da un po', da quando io ho iniziato a lavorare in sovrintendenza, ma come ricordava anche lui, questo discende dal fatto che fondamentalmente anche io ho compiuto la mia formazione universitaria, in particolare tra Ravenna e Bologna, comunque all'interno dell'Università di Bologna, ho avuto modo di partecipare nel corso degli anni a diverse attività di archeologia e architettura, riuscendo quindi ad apprezzare sia la metodologia che il contributo informativo che deriva dall'applicazione di questa disciplina e conseguentemente l'utilità che ne deriva poi per un discorso sia di tutela che di valorizzazione e di miglioramento della pubblica funzione degli edifici storici, poi nel caso specifico di cui mi occupo io, di edifici appartenenti al patrimonio culturale. E detto questo, io mi vorrei un po' infatti riallacciare alla conclusione della giornata di ieri, in cui è stata messa in evidenza l'importanza del ruolo della sovrintendenza anche per lo svolgimento di queste attività. Per cui io fondamentalmente oggi illustrerò anche alcuni casi di interventi di archeologia e architettura che sono stati eseguiti o sono ancora in corso, in particolare nel territorio ravennate, che è quello che seguo io direttamente, in modo da cercare di comprendere poi quali ne siano i presupposti e quali ne siano le origini, anche in base a quelle che sono poi le competenze specifiche sia della sovrintendenza sia delle singole persone che si trovano all'interno della sovrintendenza. Allora, io avvierei la condivisione dello schermo, se è possibile. Allora, riuscite a vedere il Sì, PowerPoint?
Benissimo. Perfetto, va bene, questa è la slide semplicemente introduttiva. Prima di iniziare il discorso, chiaramente vorrei fare un piccolo richiamo ad alcuni concetti generali, perché oggi parliamo di archeologia dell'architettura per la tutela dei beni culturali, cioè fondamentalmente l'inserimento delle analisi stratigrafiche murarie all'interno di tutto quel complesso di azioni finalizzate alla tutela dei beni culturali. Quindi, innanzitutto, che cos'è di fatto la tutela del patrimonio culturale? Qui ho semplicemente sintetizzato la definizione così come è riportata all'interno del codice dei beni culturali e del paesaggio. Quindi, sostanzialmente, parliamo dell'individuazione dei beni che costituiscono il patrimonio culturale. Ricordiamo che il patrimonio culturale non sono solo i beni culturali, sono da codice, sono i beni culturali e i beni paesaggistici. E soprattutto un'individuazione tesa a garantire la protezione e la conservazione per una specifica finalità di pubblica fruizione. Tutte queste attività vanno eseguite, come chiaramente definito all'interno della normativa, sulla base di un'adeguata attività conoscitiva. Questo, a mio avviso, è un aspetto fondamentale perché di fatto è una conoscenza approfondita del bene, dell'oggetto della tutela che ne garantisce un'adeguata tutela. E questo poi è fondamentale anche rispetto al discorso che faremo oggi. Per garantire un esercizio unitario della tutela, le funzioni relative ad essa sono attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Adesso io ho lasciato la vecchia definizione perché il PowerPoint l'ho fatto prima delle ultime novità governative, adesso forse cambieremo nome, il Ministero rimarrà tale nelle sue funzioni. Ripeto, proprio per garantire un esercizio unitario, quindi questa funzione è attribuita a un organismo centrale, non tutte le attività sui beni culturali sono di esclusiva competenza di organi centrali, ad esempio la valorizzazione è un aspetto delegato anche con altri enti dello Stato, regioni e poi a scalare province e comuni. Comunque, per quanto riguarda la tutela, principalmente le funzioni sono esercitate dal Ministero e sul territorio attraverso il sistema delle soprintendenze che tutti voi conoscerete benissimo. Attualmente le soprintendenze hanno una specifica configurazione che deriva da una stagione di riforme molto recenti, avvenute principalmente tra il 2014 e il 2016. In precedenza il sistema delle soprintendenze era organizzato certamente con una forte base territoriale, ma aveva una suddivisione per settori scientifici di interesse. C'erano le soprintendenze per i beni architettonici e paesaggistici, per i beni storico-artistici, per i beni archeologici, che avevano anche differenti competenze territoriali all'interno di uno stesso macrocontesto. Se pensiamo alla regione Emilia-Romagna, avevamo tre soprintendenze ai beni architettonici e una ai beni archeologici con competenze su tutto il territorio regionale, ma comunque istituti differenti tra loro con dirigenti di diversa formazione scientifica, naturalmente centrata sul settore di interesse della soprintendenza. Al termine di questo periodo di riforma, le competenze scientifiche non sono state riunite in unici istituti, sono state definite in vario modo, olistiche, integrate. Di fatto, dall'inizio del 2016 sono nate le soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio. Questo poi Mauro Cortellazzo ieri ricordava che c'erano alcuni casi dove in realtà queste competenze erano già presenti all'interno dello stesso istituto, come ad esempio il caso della Valle d'Aosta. Però fondamentalmente, a seguito di queste riforme, questo sistema è stato ampliato ed è presente oggi sull'intero territorio nazionale. Questo vuol dire che ora, all'interno di ogni istituto, al di là di quel che riguarda i beni archivistici, sono presenti tutte le professionalità dei diversi settori disciplinari relative al patrimonio culturale, quindi fondamentalmente architetti, archeologi, storici dell'arte, restauratori e via dicendo. Concentrandoci sul nostro aspetto di interesse di oggi, che è l'archeologia e l'architettura, oggi, ad esempio, nello stesso istituto sono presenti sia archeologi che architetti, quindi in una
relazione reciproca più stretta rispetto all'essere appartenenti a uffici differenti. Parliamo un attimino di come sono organizzate le sovrintendenze archeologia, belle arti e paesaggio. Io ho intitolato questa slide La titolarità delle pratiche, utilizzando un termine che non amo particolarmente, cioè quello di pratica, quando in realtà dobbiamo parlare di una qualsiasi richiesta, istanza, un intervento da eseguire su un bene appartenente al patrimonio culturale. Comunque è un linguaggio un po' di ufficio definirla pratica. Rispetto alla titolarità, chiaramente io adesso ho cercato di schematizzare molto molto grossolanamente la differenza delle assegnazioni rispetto a diversi tipi di interventi, pensando sempre al caso Io specifico dell'archeologia e dell'architettura, e solitamente le attività di tutela che concernano interventi su edifici, quindi su strutture in elevato appartenenti al patrimonio culturale, quindi qualificate come beni culturali, vengono assegnate ai funzionari architetti che si occupano della cosiddetta tutela monumentale. Ai funzionari archeologi, di contro, e parallelamente, sono più spesso assegnate pratiche, interventi relativi a attività di scavo o a interventi su preesistenze antiche nel sottosuolo o a strutture che per le loro caratteristiche, per la loro cronologia, sono palesemente qualificate come appartenenti all'antichità, pensiamo a delle grandi strutture di età romana. Su questa differenza di titolarità, sostanzialmente, l'archeologia e l'architettura potrebbe costituire di fatto un punto di incontro tra le diverse professionalità per lo svolgimento dell'intervento, anche se questo poi di fatto non costituisce un automatismo. Si potrebbe poi partire con questo tipo di collaborazione anche direttamente dal semplice progetto architettonico, anche se in realtà l'occasione che più spesso accade almeno nella mia esperienza personale, per intraprendere questo tipo di attività è legata alla presenza di interventi per progetti che prevedano attività afferenti alle diverse titolarità, ad esempio progetti di restauro o interventi di altra natura, dove sono presenti come competenza sia architetti che archeologi che anche altre professionalità, perché si devono andare a eseguire sia un restauro architettonico che attività di scavo, sia magari sono presenti anche i colleghi storici dell'arte, perché si deve intervenire su superfici decorate e quindi si lavora in gruppo proprio perché ci sono diverse attività da compiere che in genere vengono assegnate ai diversi funzionari. In questo caso ci sono state occasioni per richiedere e poi realizzare attività di archeologia e architettura proprio con presenza delle diverse professionalità. Allora, naturalmente i singoli istituti, che hanno una loro autonomia, nel tempo, poi adesso io faccio il caso di Ravenna e di altri casi che ho potuto incontrare, in diversi casi richiedono degli elaborati stratigrafici anche in fase di presentazione del progetto architettonico, questo nel momento in cui si presenta un'istanza per la richiesta di un'autorizzazione per un intervento su un bene culturale. Generalmente è un approfondimento conoscitivo che non sempre è considerato come obbligatorio e non in tutti i casi. Spesso e volentieri per gli interventi più complessi, più articolati, si richiede questo tipo di approfondimento conoscitivo. Io qui vi ho portato due esempi che ho ricavato dalle indicazioni che due sovrintendenze danno in merito agli elaborati stratigrafici da allegare ai progetti architettonici. Di fatto, come vedete nel riquadro in alto, la sovrintendenza di Ravenna richiede una tavola stratigrafica, ma
con indicazioni in pianta ed elevato delle fasi costruttive e soprattutto solo se ritenuto utile alla migliore comprensione del progetto. Quindi non è un elaborato obbligatorio, ma si richiede soltanto quando un'analisi stratigrafica è utile a comprendere meglio il progetto e quindi a permetterne una valutazione migliore. Di contro, come vediamo nel riquadro in basso, la sovrintendenza di Genova, della Liguria, richiede tra gli allegati al progetto architettonico una relazione stratigrafica dove esplicita chiaramente il metodo della lettura stratigrafica degli elevati e i criteri dell'archeologia e dell'architettura. Quindi richiede una lettura stratigrafica proprio con il metodo proprio dell'archeologia e dell'architettura. E quindi già un elaborato con un approfondimento conoscitivo di un certo tipo secondo le tecniche che conosciamo e che avrete appreso durante lo svolgimento del corso, sostanzialmente. Passerei a illustrarvi alcuni esempi, innanzitutto introducendo dei casi in cui è stata possibile la realizzazione di indagini di archeologia e dell'architettura. In particolare, nella mia specifica esperienza, in alcuni casi in cui erano previste attività di scavo all'interno di progetti di restauro architettonico o altri tipi di interventi, quindi con una competenza anche del settore archeologico, questi casi sono stati l'occasione per richiedere, dove è ritenuto necessario, quindi non è un automatismo in ogni caso, l'esecuzione di letture stratigrafiche con il metodo proprio dell'archeologia e dell'architettura. Chiaramente queste attività, essendo spesso e volentieri un'implementazione di richiesta rispetto a quanto già presentato, sono state adeguatamente motivate nel senso di permettere una piena comprensione della sequenza stratigrafica e quindi avere un accrescimento del patrimonio informativo da tenere in considerazione per un'elaborazione più puntuale e più approfondita del progetto e delle conseguenti attività di restauro. Vi mostro adesso quattro esempi dal territorio Ravennate, in modo che quattro esempi dalle sfumature un po' differenti, ma in modo che si possa cercare di centrare la questione rispetto al tema di oggi. Allora, innanzitutto vi mostro un primo esempio che in realtà costituisce un po' un'anomalia rispetto a quanto detto finora, che è il caso della ex chiesa di Santa Croce a Ravenna, un'area archeologica dove è presente un edificio ecclesiastico, sostanzialmente come fase principale, un edificio ecclesiastico tardo antico, datato al V secolo d.C., su resti di abitazioni romane. All'interno dell'area archeologica e delle strutture della chiesa sono presenti anche fasi di età medievale e moderna. Questa è un'area di proprietà del comune di Ravenna all'interno dell'area archeologica, oltre a una chiesa ancora esistente in elevato databile al 600, sono presenti numerosi resti di strutture della basilica tardo antica. In questo caso diviene rilevante la conoscenza derivata da un'attività di archeologia e architettura. Questa è un'area in gestione diretta della sovrintendenza su cui qualche anno fa è stato eseguito un progetto di ricerca universitaria con successiva pubblicazione, tra l'altro seguita direttamente dal professor Fiorini, proprio per l'analisi stratigrafica dell'area archeologica e questo ha permesso di definire con grande chiarezza quelle che sono le fasi principali dello sviluppo di i diversi edifici che hanno interessato il complesso di Santa Croce nelle sue diverse epoche. Vediamo che un focus specifico è stato anche prodotto sulle murature in elevato dell'attuale chiesa seicentesca che conservano sostanzialmente al loro interno evidenze di tutte le quattro principali fasi architettoniche, quindi da quelle di V secolo fino ad arrivare alle fasi di piena età medievale, fino alle fasi più recenti seicentesche.
Questa non è un'attività realizzata direttamente dalla sovrintendenza, ma, come si diceva anche ieri, grazie a questa attività, cioè grazie alle informazioni che portano alla ricostruzione storica basata sulla stratigrafia degli elevati, si può dare un orientamento, o comunque possono essere utilizzate queste informazioni per le esigenze di restauro, di conservazione e di valorizzazione del sito. E qui ve ne ho sintetizzato proprio in estrema sintesi alcuni esempi. Questo patrimonio informativo derivato dall'attività di archeologia e architettura che era stata compiuta e poi è stata anche pubblicata viene utilizzata come informazione anche per la programmazione, ad esempio, di interventi di conservazione, restauro e manutenzione del sito, andando a selezionare consapevolmente aree magari anche omogenee per tipologie murarie o per cronologia, a seconda poi delle necessità di maggiore urgenza, in questo caso, che si mettono in evidenza. Sono informazioni che vengono utilizzate all'interno delle attività previste da un progetto europeo che si sta sviluppando nell'area di Santa Croce, il progetto Shelter promosso dall'Unione Europea, a cui partecipano come capofila proprio l'Università di Bologna e come diretto partner la soprintendenza. E quindi, insomma, anche all'interno di questo progetto avere una piena consapevolezza di quali sono fasi, cronologie, tipologie murarie, strutture, tutte informazioni derivate anche, ma soprattutto, dalle più recenti indagini di archeologia e architettura, è il risultato fondamentale per selezionare i tipi di intervento e le aree di intervento, anche a seconda della configurazione specifica dell'area archeologica. Queste informazioni, non da ultimo, vengono utilizzate per permettere una piena e più consapevole fruizione del sito nel momento in cui vengono realizzate delle attività di valorizzazione e di promozione del patrimonio culturale ravennate, comunque in genere, come ad esempio le visite guidate che sono state svolte nel settembre scorso in occasione della Giornata Europea del Patrimonio, all'interno delle quali la storia del complesso di Santa Croce è stata raccontata anche in base a quanto è emerso dalle più recenti indagini e riuscendo a mostrare ai visitatori anche direttamente sulle murature che loro riuscivano a vedere direttamente quali erano le diverse fasi di vita del complesso. Passando a un altro caso, sempre relativo alla città di Ravenna, andiamo nel complesso architettonico cosiddetto Rocca Brancaleone e in particolare sostanzialmente la Rocca di Ravenna, Rocca quattrocentesca di età veneziana, ma ci andiamo a concentrare sul circuito murario orientale, che in realtà non è nient'altro che una porzione della cinta muraria tardo-antica realizzata dall'inizio del V secolo in tutta la città di Ravenna, di cui restano a vista diverse porzioni nell'ambito del centro urbano, cinta muraria a cui la Rocca poi si è appoggiata sfruttandone come muro di cinta orientale la porzione superstite. Allora, qui vediamo in alto comunque una configurazione generale della Rocca con l'individuazione dell'area della cinta orientale costituita dalla cinta muraria tardo antica. Vi mostro alcune immagini della cinta muraria tardo antica e vediamo qui a sinistra, in questo caso è stata tagliata dal muro dell'arce quattrocentesca che gli si va ad innestare. Vediamo come sia le tipologie murarie, sia i materiali costruttivi, sia il tipo di apparecchiatura muraria sono già da queste immagini percepibili come molto differenti, quindi questo va a denotare la differenza cronologica, insomma, tra le due strutture. Scusate. Ok, andiamo avanti. Sul muro sono percepibili numerose evidenze e numerosi elementi architettonici anche piuttosto
importanti, come ad esempio in questo caso nell'area centrale, riusciamo a percepire la presenza di una porta di accesso alla città, porta del circuito murario tardantico. Come vedete, le condizioni conservative del complesso della cinta muraria della Rocca non sono particolarmente buone, c'è una grossa presenza di vegetazione infestante, ci sono punti in cui ci sono stati crolli, ci sono numerose fessurazioni, insomma, le condizioni statiche dell'intera struttura non sono ottimali. La struttura si sviluppa per diverse centinaia di metri, qui vediamo ci sono anche alcune parti dove sono rilevabili dei rifacimenti probabilmente quattrocenteschi, come rifoderature della muraria, proprio per renderla funzionale e coerente con il resto della struttura della rocca. Vediamo in ultimo, come vi dicevo, alcune porzioni dove ci sono dei crolli, fessurazioni, c'è un'altra apertura che costituisce un'altra porta di accesso sostanzialmente, questa volta non completamente tamponata, ma solo in parte, anche con degli elementi architettonici recuperati. Qui ci sono delle soglie e degli stipiti posizionati anche in maniera non coerente all'interno dell'apertura. Sono visibili anche elementi architettonici di altro tipo, sulla muratura. Fondamentalmente il complesso delle mura orientali della Rocca di Ravenna è al centro di un progetto di restauro e consolidamento dei paramenti murali. Progetto di restauro che fondamentalmente coinvolge, e poi lo vedremo in seguito, diversi settori del circuito murario, proprio per garantire una riqualificazione, e un percorso di valorizzazione su tutto il circuito delle mura di Ravenna. Sono stati avviati dei contatti tra comune e la sovrintendenza, proprio perché si rilevava l'urgenza di intervenire in questo settore delle mura, a causa, come dicevo in precedenza, delle forti problematiche, sia conservative che di tipo statico, presenti nella struttura. È stata subito messa in evidenza, viste le caratteristiche specifiche della struttura, un'esigenza di compiere un'analisi conoscitiva attraverso una lettura stratigrafica di tutta la struttura prima di procedere alle attività di consolidamento e alla conseguente attività di restauro anche dei paramenti, in modo da poter consentire la leggibilità di tutti gli elementi architettonici che caratterizzano questa struttura. Di fatto è stata avanzata una proposta di intervento e è stato redatto il progetto archeologico, quindi in base all'indicazione della sovrintendenza da parte del comune di Ravenna. Progetto che prevedeva il rilievo topografico e fotogrammetrico sia della struttura muraria, ma di tutta la rocca in generale, sia l'analisi stratigrafica muraria. Le indagini conoscitive sono state autorizzate e quindi poi c'è stato un affidamento a uno studio topografico per le attività di rilievo, una società archeologica poi per la lettura stratigrafica. Al momento le indagini sono in corso. Qui riassumo in alto un po' quelle che sono state le principali richieste relative alla lettura stratigrafica muraria da eseguire, quindi lettura stratigrafica, schede USM, interpretazione ed analisi, documentazione fotografica e poi da valutare eventuali approfondimenti. In basso vi ho riportato quello che poi di fatto è stato il parere di autorizzazione alle indagini, dove si specifica molto chiaramente che in fase di esecuzione del restauro degli apparati murari dovrà essere necessario salvaguardare e mantenere la leggibilità delle fasi storiche e architettoniche individuate sulle murature. Quindi un'attività di archeologia e architettura finalizzata a orientare anche, sia a orientare l'attività di restauro, ma anche e soprattutto a permettere la conservazione di tutti gli elementi messi in evidenza durante un intervento di restauro che alle volte potrebbe tendere un po' a un appiattimento di tutte le evidenze riscontrabili e che possono essere ben documentate, a mio avviso, solo attraverso un'indagine stratigrafica del paramento murario. Questi sono giusto un paio di slide relative, giusto un paio di immagini relative ai primi interventi che si stanno compiendo. Qui c'è una
un'immagine relativa ai primi risultati del rilievo fotogrammetrico che è stato eseguito sulla muratura tramite l'utilizzo di laser scanner. Poi questo è un rilievo generale per il momento, deve ancora essere eseguito il rilievo fotogrammetrico di dettaglio finalizzato ad avere dei prodotti utili per attivare la lettura stratigrafica degli elevati. Banalmente, questi hanno una risoluzione troppo bassa, ma volevano dare solo un inquadramento generale della muratura anche da un punto di vista visivo. Contemporaneamente alle indagini di archeologia e architettura sono stati localizzati anche dei sondaggi di scavo a campione su tutta la lunghezza della muratura per andare a individuare sia internamente che esternamente i paramenti murari anche nelle aree sepolte e procedere in questo modo alla lettura stratigrafica anche di alcune porzioni della struttura al momento non visibili. Passo a un altro caso, questo è il caso delle case caldesi a Faenza, si tratta in questo caso di un complesso architettonico molto articolato, con la presenza di diversi corpi di fabbrica appartenenti a diverse epoche storiche. Questo è considerato uno degli edifici di maggiore antichità della città di Faenza e quindi riveste il progetto architettonico di restauro e valorizzazione riveste anche una grande importanza proprio per la comunità cittadina. Essendo un caso di ampia complessità e molto articolato, come dicevo, in questo caso è stata già compiuta da parte di uno studio di architettura che ha ricevuto l'affidamento per la progettazione una relazione storica e architettonica abbastanza approfondita, nel senso che, come vediamo in basso, è stata già ricostruita l'evoluzione storica del complesso architettonico andando ad assegnare i singoli corpi di fabbrica, a partire da una casa torre duecentesca, per poi passare a una serie di palazzi del 4-500 in particolare, quindi è stata ricostruita un po' la sequenza dell'evoluzione e della giustapposizione progressiva dei corpi di fabbrica fino ad andare a costituire l'isolato urbano che vediamo oggi. Come dicevo, il progetto architettonico è già piuttosto approfondito, abbiamo numerose tavole che vanno ad approfondire gli aspetti relativi ai paramenti murari, alla consistenza e tipologia delle murature. In questo caso, ma giusto a titolo di esempio, vediamo alcune tavole con i rilievi dello stato di fatto e le analisi del degrado, tavole dalle quali è già sono già perfettamente percepibili tutti gli elementi architettonici e la stratificazione, sia i rapporti di stratificazione tra i diversi corpi di fabbrica che le vicende di alcuni elementi architettonici o configurazioni dell'apparato murario che sono avvenute nel tempo, sono ben visibili. Delle finestre tardomedievali rinascimentali poi tamponate, modificate o riproposte in altra modalità. Solo alcune immagini del caso in questione dove sono particolarmente evidenti alcuni elementi architettonici e i rapporti che esistono tra i diversi corpi di fabbrica e quindi insomma, l'evidenza della stratificazione porta naturalmente a richiedere un approfondimento di indagine proprio per andare a valutare nel dettaglio quelli che sono i rapporti stratigrafici all'interno delle stesse strutture e tra corpi di fabbrica differenti. Sempre alcune immagini che descrivono anche l'evoluzione nelle epoche più recenti dei fabbricati, in particolare. C'è un focus qui sulla casa torre dove vediamo il portale principale duecentesco in precedenza tamponato, poi negli anni 60 del Novecento qui in basso è stato riaperto e era presente un'attività commerciale. All'interno del progetto è stata già compiuta un'analisi delle diverse tipologie murarie appartenenti ai diversi corpi di fabbrica, quindi come dicevo il progetto architettonico è già stato abbastanza approfondito. È presente anche già un progetto di restauro
che in particolare però vada ad analizzare tutti i fenomeni di degrado riscontrati e a proporre tipologie di intervento dedicate ai singoli, alle singole cause di degrado. Questo è un progetto di restauro, quindi legato alla, a un intervento sulla, sul fenomeno di degrado, quindi sulla materia della muratura, ma senza entrare nello specifico della configurazione stratigrafica di ogni elemento all'interno delle strutture e dei singoli elementi architettonici. Anche in questo caso c'è stato il coinvolgimento di diverse professionalità della sovrintendenza, quindi la parte archeologica è stata in primis coinvolta in quanto erano da realizzare le attività di scavo ai piani interrati. In questo caso è stata, vista la particolarità del contesto, è stata richiesta un'analisi stratigrafica delle murature, con particolare riguardo ad alcuni corpi di fabbrica, cioè quelli ritenuti più importanti dal punto di vista dell'approfondimento conoscitivo, quindi in particolare la casa torre duecentesca e i fabbricati quattrocenteschi. Questo come ulteriore approfondimento di indagine per arrivare a un progetto di restauro più puntuale che tenga bene in conto anche tutte le caratteristiche storiche leggibili sulla muratura. Per cui, in riassunto, sono stati selezionati i corpi di fabbrica da analizzare. Di fatto, poi, nelle attività di tutela è fondamentale usare un po' dei contrappesi rispetto anche a quelle che sono le esigenze della committenza, per cui si è scelto di fare l'analisi sui fabbricati ritenuti più promettenti da questo punto di vista. La lettura stratigrafica guida per l'intervento di restauro, che vada a salvaguardare quello che è il palinsesto storico costituito da questo complesso e quindi ad ottenere una migliore valorizzazione. Da evidenziare che questo è un complesso architettonico sostanzialmente di proprietà privata, ma tutelato come bene culturale. Proprietà privata che in genere un po' più sono casi dove potrebbe essere più complesso compiere questo tipo di interventi, ma poi in questo caso, vista appunto l'importanza del complesso architettonico, insomma, le richieste sono state, direi, accolte di buon grado. Anche in questo caso i lavori sono stati avviati e affidati e sono presenti in cantiere sia archeologi che architetti che restauratori che lavorano contemporaneamente e in stretta collaborazione tra loro. Quindi questo anche dal punto di vista formativo, a livello reciproco, è importante. Passo all'ultimo caso che vi illustro, che è un caso un po' di tono minore, tra virgolette, dal punto di vista architettonico, però è un caso dove si è riusciti a completare l'attività. In che senso? Siamo tornati a Ravenna, siamo tornati sulle mura di Ravenna. Questo è l'intervento previsto per la cosiddetta porta Teguriense, che sono i resti di una porta urbica lungo il tracciato delle mura nel settore nord-occidentale della città, nei pressi della Basilica di San Vitale, che vediamo qui a destra. Io vi ho cerchiato in rosso la struttura della porta e in verde ho delineato sommariamente quello che è l'orientamento della cinta muraria in quell'area. Solo un altro paio di immagini per localizzare più compiutamente la porta nel contesto urbano. Qui c'è anche in basso, cerchiata in rosso, una mappa del primo Novecento, che individua anche le strutture storiche della chiesa di San Vitale. Vediamo alcune immagini dell'inizio del XX secolo che ci vanno a testimoniare anche lo stato di conservazione delle strutture ben diverso rispetto a quello attuale, cioè la conservazione della struttura del muro era molto molto più rilevante e riusciamo a percepire qui in basso l'arco della porta sulle mura tardo-antiche, sovrastato da nuove strutture, tra cui riusciamo a vedere l'impostazione di una torre che ha completamente sormontato e anche chiuso di fatto la porta, che non aveva più la funzionalità di punto di passaggio, che è fondamentalmente relativa alle ristrutturazioni quattrocentesche delle mura di Ravenna, ma molto probabilmente una torre era presente anche in precedenza, nel corso dell'età medievale.
Questo è lo stato attuale, invece, della struttura, dove riusciamo comunque a vedere bene l'imposta dell'arco dell'apertura. Questo da un lato, dall'altro lato riusciamo ancora a percepire la muratura scarpa con la bordonatura in laterizi relativa alla torre, la chiameremo la torre quattrocentesca sostanzialmente. Questo è lo stato attuale, come vedete una condizione di rilevante stato di degrado anche causato sia dal vandalismo grafico ma soprattutto dalla continua perdita di elementi murari da parte della struttura con il progressivo stato di abbandono. Altre immagini, qui in alto vediamo un'immagine dove con la cesura di questo cancello all'interno di questo spazio che è il giardino appartenente all'archivio di Stato è percepibile nuovamente la struttura muraria dell'arco della porta. Questa è un'immagine dall'alto dove vediamo che anche l'interno, cioè l'area di passaggio della porta, è occupata da strutture che sono state realizzate successivamente. Un paio di dettagli dell'interno, dove si vede la curvatura dell'arco e all'interno della porta adesso ci sono delle strutture fognarie, quindi c'è parte di una fogna che è stata realizzata successivamente. È un'area, come dicevo, inserita anch'essa nel progetto generale di qualificazione delle mura, situazione di degrado diffuso. C'è stato un primo progetto di restauro e di qualificazione presentato sempre al Comune di Ravenna che era molto impattante, era prevista una passerella addossata alle strutture e uno scavo con una copertura in vetro sia intorno che all'interno della porta. Questo progetto è stato presentato alla soprintendenza per l'autorizzazione, la competenza è stata mista tra beni architettonici e beni archeologici, perché appunto c'erano anche in questo caso diverse attività di scavo. Queste sono un paio di slide del primo progetto, come vedete la passerella per il percorso di valorizzazione era completamente addossata alle strutture della porta, anzi le andava a coprire sostanzialmente in alcuni punti. Qui invece in basso vediamo la prevista copertura trasparente degli scavi. Di fatto in fase di espressione del parere è stato richiesto un controllo in corso d'opera per gli scavi e un'analisi stratigrafica murale per le strutture in elevato e anche per quelle che sarebbero divenute visibili a seguito dello scavo. Tutto con la consegna poi successiva della documentazione dell'attività in sovrintendenza. L'attività è stata affidata e la lettura stratigrafica è stata eseguita. Io qui mi metto giusto alcuni elaborati di esempio con le tavole per l'individuazione dei prospetti e per l'individuazione delle unità stratigrafiche murarie con relative quote. Queste sono planimetrie. La tavola finale, adesso molto riassuntiva in questo caso, dove sono individuate tutte le diverse strutture e vengono attribuite alle principali fasi individuate, tavole dove è esplicitata poi la lettura stratigrafica con le singole OSM, anche se qui non sono riportati i rapporti tra loro, ma sono solo identificate le unità stratigrafiche. Quindi vediamo un'altra esemplificativa, questa a seguito di un'attività di scavo che ha anche messo in luce una parte inferiore del paramento murario e un'attribuzione delle diverse strutture alle principali fasi individuate. Tutte le unità stratigrafiche murarie chiaramente sono state riportate all'interno di una schedatura veloce dove sono stati inseriti i rapporti e tutti questi documenti sono stati inseriti all'interno della relazione che è stata consegnata alla soprintendenza. Sulla base dei risultati dell'analisi e di una serie di incontri tra funzionari della soprintendenza, direzione lavori e archeologi è stata proposta una nuova bozza di progetto, quindi una nuova idea progettuale che costituisse un miglioramento proprio alla proposta di valorizzazione dell'area di Porto de Curienza. Fondamentalmente quindi andando a riconoscere le diverse fasi della struttura è stato proposto innanzitutto un progetto che prevedesse, adesso ve la indico, una passerella più arretrata che andasse in affaccio lo vedete qui in basso, sulla struttura della porta. Sarebbe stato compiuto un'attività di scavo che avrebbe abbassato il piano di calpestio per andare ad indagare anche solo a campione quello che poteva essere il piano di calpestio originario della porta. Alcune
strutture presenti sia all'interno della porta che come tamponatura dell'arco sono state valutate come rimovibili perché interpretate come superfetazioni in età moderno contemporanea. Chiaramente all'interno della porta si eseguirà un'attività di smontaggio progressivo per verificare qual è lo stato delle strutture sottostanti le strutture relative all'impianto fognario. È stata prevista chiaramente poi l'inserzione di un completamento con un cuneo metallico dell'arco, proprio perché le strutture che oggi sono all'interno della porta in realtà sostengono anche l'arco della struttura tarvantica. Questo è solo un rendering per arrivare, adesso, un rendering molto sintetico, ma per arrivare a una proposta di migliore valorizzazione della porta per rimettere in evidenza qual è il valore funzionale rispetto poi anche alla condizione attuale e quindi rendere questo spazio uno spazio fruibile e definito per la città all'interno di un percorso di valorizzazione generale. Per concludere, semplicemente vi posso dire che non ci sono linee di indirizzo o atteggiamenti generali da parte di tutte le soprintendenze del Ministero dei Beni Culturali. I casi che vi ho presentato io sono esempi e sono esempi relativi all'attività che vengono svolte in soprintendenza a Ravenna, in particolare, come ho detto all'inizio, attività che ho seguito direttamente io. Di fatto, nell'ambito della tutela dei beni culturali, molto spesso le attività dipendono dalle indicazioni specifiche o dei dirigenti o dei funzionari con cui ci si rapporta. Questo però, quando vengono svolte, queste attività portano ad affidamenti e incarichi. Di conseguenza diventano un'occasione di lavoro per gli archeologi e per gli altri professionisti del settore, come architetti e restauratori. Questo porta sempre, perché quella è la finalità, ad avere una conoscenza approfondita e quindi a realizzare progetti maggiormente consapevoli, cioè basati su una migliore qualità e migliore quantità della conoscenza sul bene culturale. Qui torniamo all'inizio. Di fatto, quindi, si realizza, oltre a una tutela più compiuta, come abbiamo visto nell'ultimo caso, anche si può arrivare a modifiche progettuali che migliorino la valorizzazione e la possibilità di maggiore e più piena fruizione del bene interessato. Con questo ho concluso, io vi ringrazio per l'attenzione e ovviamente sarò disponibile per vostre domande. Grazie Massimo, veramente, veramente notevole. Possiamo dire che in questo caso l'archeologia e l'architettura è entrata nelle pratiche della sovrintendenza, cioè nero su bianco si parla di questa disciplina, dell'utilità, la si indica, la si prescrive e quindi questa secondo me è alla luce di uno studio che stiamo conducendo in previsione di un convegno e quindi quello che bisogna capire è come poterla diffondere questa pratica in modo tale che ci sia una qualità diffusa, appunto, una qualità omogenea su tutto il territorio, una qualità del lavoro che porta lavoro, quindi, e che dà senso a quello che poi noi insegniamo all'università, perché noi insegniamo una tecnica di indagine, un approccio che poi però non viene richiesto dal mercato e invece il mercato lo richiede se ci sono figure come Massimo che indica certe pratiche, indica certi lavori. Quindi, e credo che si possa discutere assieme di possibili vie di miglioramento, ecco. Se c'è qualcosa che volete chiedere a Massimo, che credo che sia un momento da sfruttare. Ma se posso Certo. intervenire? Assolutamente sì. Beh, innanzitutto faccio i miei complimenti perché vedere una soprintendenza che si muove in questa direzione è una gran cosa. Davvero ho visto degli esempi dove
È chiaro l'approccio, sono chiare le sequenze delle varie fasi che richiede un monumento. Quindi bene, proprio perché, come diceva Andrea, effettivamente il mercato, l'archeologia ha bisogno di archeologi che conoscano la stratigrafia dell'architettura, che siano in grado di leggerla e che forniscano alle soprintendenze, ai funzionari di soprintendenza, il materiale correttamente interpretato, perché i funzionari possono a loro volta intervenire nella progettazione, perché questo è il problema di fondo. Riuscire a fare sì che la figura dell'archeologo entri addirittura prima, perché io non so se in questi casi si è riusciti o meno, ad esempio nel caso delle case caldesi a Faenza, se gli archeologi sono già riusciti ad intervenire già nella fase di fattibilità del progetto, proprio nella fase iniziale, perché molto spesso alcuni progetti prendono già una strada che non tiene conto, parlo per esperienza personale ovviamente, che non tiene conto di una serie di problematiche che l'edificio invece già evidenzia o che già presenta a chi conosce problematiche legate all'archeologia e all'architettura, perché la presenza di finestre tamponate, di spostamenti di piani, di livelli pavimentali, molto spesso viene vista soltanto esternamente, esteriormente, cioè sulla parete esterna dell'edificio. Ma quando poi si interviene, magari si deve rifare un piano pavimentale, ecco che emergono delle situazioni o delle strutture che non erano state considerate in via preliminare. E quindi questo è uno dei problemi anche, cioè riuscire dagli archeologi, riuscire a dare delle indicazioni anche in questo senso. Però, ripeto, vedere come si muove la soprintendenza di Ravenna apre un futuro agli archeologi e apre un futuro anche alla stessa università, perché finalmente c'è modo di dare una formazione che ha poi un riscontro nella vita di tutti i giorni, insomma. Esatto. Quindi davvero i miei complimenti. Grazie mille. Rispondo brevemente sul discorso di case caldesi. Quello è, come spesso accade, un caso in cui non c'è stato un intervento degli archeologi prima, quella è stata una progettazione fatta esclusivamente da uno studio di architettura che sicuramente poi si è preliminarmente appoggiato su una società per l'esecuzione dei restauri e proporre un progetto di restauro. Solo che nel caso specifico ha richiesto l'ausilio di una società che, oltre ad essere una società di restauratori, è anche una società per le attività archeologiche, quindi una ditta dove all'interno sono presenti sia restauratori che archeologi. A quel punto l'indicazione sulla necessità di compiere l'analisi stratigrafica muraria è stata successiva, però l'attività sicuramente riuscirà a compenetrarsi anche, ripeto, in quel caso specifico per la ricettività un po' della committenza rispetto a questa esigenza, certo, ma per la grande complessità e importanza che riveste quell'intervento, questa attività riuscirà insomma poi ad avere proprio la diversa conoscenza delle diverse professionalità contemporaneamente presenti in cantiere, in questo caso addirittura facenti parte della stessa società, per cui con il vantaggio di confronto del caso. Volevo aggiungere una piccola postilla, Andrea, se mi consenti. Certo, sì. A margine della presentazione, relativamente poi, perché poi il discorso è, cioè il discorso che ho fatto io sostanzialmente di sovrintendenza, poi sì, vi ho raccontato cosa stiamo facendo, ma di fatto poi noi chiediamo delle attività e spesso e volentieri solo a quel punto il progettista e il committente si attiva per cercare quel tipo di professionalità che possa fare quell'indagine, perché la sovrintendenza gliel'ha richiesta. Spesso e volentieri non è un atteggiamento preventivo, anche se ci sono poi ovviamente le dovute eccezioni, poi a seconda dei casi. Secondo me bisognerebbe andare un po' a una, tra virgolette, formazione o comunque diffusione di conoscenza alla base
di chi poi ha questo tipo di necessità. Questo tipo di necessità spesso e volentieri se lo ritrovano ad avere magari sulle prescrizioni della sovrintendenza, gli studi di progettazione, studi di architettura, architetti, geometri, anche ingegneri, per cui a mio avviso, secondo me si dovrebbe cercare di creare un percorso di formazione o di diffusione della conoscenza rispetto a questa disciplina con chi poi l'architettura la fa perché la deve progettare e quindi poi ha bisogno di queste figure. Per cui andare, ad esempio, verso gli ordini degli architetti e proporre degli incontri, dei corsi di formazione. Ricordiamo che le figure dei professionisti architetti devono fare un tot di formazione annua perché hanno dei crediti che gli richiedono obbligatoriamente gli ordini professionali da fare anno per anno. Per cui questo tipo di attività, secondo me, quantomeno può essere anche non, poi non accettata o non recepita da tutti, ma quantomeno si diffonde la conoscenza e si diffonde anche la conoscenza del fatto che sul territorio all'interno delle università ci sono le professionalità che possono svolgere questo tipo di attività, chiarendone bene quali sono i vantaggi dal punto di vista della conoscenza e per quanto riguarda il patrimonio culturale in particolare, poi anche nel produrre dei progetti maggiormente approfonditi e quindi maggiormente spendibili in fase autorizzativa con la sovrintendenza. Banalmente, nei progetti in cui sono stato coinvolto io, se ci fosse stata l'indagine stratigrafica, magari anche di tono un po' minore, ma comunque ci fosse stata, io non l'avrei chiesta come integrazione, ma l'avrei utilizzata per una valutazione piena già in quel caso, con un iter autorizzativo, a un certo punto di vista, più lineare. Poi chiaramente le esigenze di conoscenza del patrimonio culturale noi le definiamo, poi non ce le inventiamo chiaramente, le definiamo in base alla normativa, in base alle necessità che le singole situazioni richiedono. Per cui, però, secondo me, come proposta si dovrebbe andare un po' verso quelle figure lì. Questo sempre per il discorso di creare il più possibile spendibilità nel mondo del lavoro di queste professionalità. E c'è qualcuno che vuole fare una domanda? Altrimenti ne ho una io. Massimo, ci hai fatto vedere il caso di Santa Croce e lì c'erano già a monte le conoscenze sulla stratigrafia e è stato un intervento completamente slegato, no, dal lavoro di valorizzazione perché ancora non avevamo conoscenza, no, di questo progetto, è stato fatto qualche anno prima. Volevo chiederti proprio nello specifico quale sarebbe stata la filiera, no, per arrivare a fare quell'intervento di stratigrafia appositamente per il progetto, cioè quali sono i passaggi per ottenerla nell'ambito di un progetto che appunto magari non l'aveva prevista fin da subito. Quindi il progetto viene presentato, presumo, e fate notare che manca questo aspetto. Ma poi praticamente come viene assegnata e a chi viene assegnata? Allora, fondamentalmente questo è un discorso potenzialmente amplissimo, cercherò di essere brevissimo, nel senso che i progetti sono tanti e diversi tra loro. Se pensiamo alle progettazioni che facciamo noi internamente sulla programmazione dei cosiddetta ordinaria, dei lavori pubblici, quindi soldi che noi richiediamo per progetti e interventi sui beni culturali da eseguire, non noi direttamente materialmente, ma come progettazione e direzione lavori. In quel caso è la stessa sovrintendenza che, rilevando una necessità, va poi a definire un'attività da svolgere, che può essere anche un'attività di indagine conoscitiva tranquillamente di archeologia e architettura come attività di indagine di altro tipo, la va a riportare all'interno di una serie di documenti amministrativi, economici per la previsione della spesa di tutte le attività di fare, poi procede da fare, scusa, poi procede con un affidamento a seconda poi della norma sui contratti pubblici, quindi o si fa una gara o si fa una procedura negoziata o si fa un affidamento diretto nel momento in cui c'è la possibilità verso gli operatori economici. Per
Se invece il discorso è relativo, ad esempio, al grande progetto europeo adesso fatto in collaborazione con l'università, lì poi dipende un po' anche da quali sono le finalità specifiche. Diciamo che nel caso di Santa Croce la finalità di quel progetto è costruire reti tecnologiche per la manutenzione programmata e il monitoraggio delle aree costituenti patrimonio culturale che sono particolarmente sensibili in base al rischio climatico o idrogeologico, nel caso di Santa Croce, essendo 2 metri sotto l'attuale livello e conoscendo le condizioni idrogeologiche di Ravenna, insomma, ci sono diverse problematiche con la risalita dell'acqua sostanzialmente. In quel caso, però, ci si dovrebbe inserire a monte un po' all'interno della progettazione. Con chi è il capofila del progetto? Poi no, a noi in quel caso ci è stato proposto e noi siamo entrati come partner perché l'area è in nostra gestione diretta. In quel caso il capofila, per il caso italiano, è l'Università di Bologna, essendone a conoscenza, si sarebbero dovuti entrare in quel caso. Mettiamo che non fosse stata fatta l'indagine, per fare anche in quel frangente l'indagine che orientasse anche la scelta rispetto non solo agli interventi da fare, ma anche ai materiali da utilizzare rispetto alle strutture che dovranno essere interessate dai monitoraggi, perché lì si allestiranno tutta una serie di sistemi di monitoraggio anche e soprattutto sulle strutture, per cui insomma, una conoscenza approfondita della consistenza della struttura anche dal punto di vista archeologico e del loro significato stratigrafico all'interno di tutto il contesto è fondamentale, oltre che una conoscenza di tipo tecnico sui materiali oppure sulle mappe. Questo per Ok, rispondere molto brevemente, poi ma no, potremmo è molto, riparlare in maniera molto più compiuta. molto è chiaro, è chiaro, è chiaro. Qualche altro intervento prima di chiudere? Una mano. Una mano, non vedo mani. Sì, Eh sì, lo vedo. Luca Pinco, buongiorno a tutti. Luca, ah, buongiorno, piacere, piacere Luca. Complimenti per gli interventi sia di ieri che di oggi. Insomma, io di domani in realtà ne avrei mille, però il tempo è un po' quello che è. Allora, Mauro ieri ha insomma delineato un quadro insomma, entusiasmante sotto molti punti di vista. Ha chiuso con un riferimento alla legge 27. E io niente, vorrei sapere se è possibile qualcosina in più rispetto agli strumenti che può utilizzare la sovrintendenza anche per agevolare appunto le analisi, perché di fatto, e qui è chiaro dirlo anche se insomma è un po' una situazione particolare, a me è capitato di fare degli interventi di analisi dopo gli interventi di restauro. E questo insomma potete immaginarvi anche soltanto gli incidenti diplomatici che naturalmente vengono fuori, che emergono dalla situazione. Tutto lì, questa è la prima e non è l'unica. Ok, ma posso intervenire Andrea allora? Posso? Certo. Molto, molto semplicemente, essendo la Valle d'Aosta, come ben sapete, una regione autonoma, ed essendo una soprintendenza in qualche modo regionale che per certi versi è anche staccata dal Ministero, nel senso che può attuare una serie di operazioni a sé stante. Ha inserito questa voce qui all'interno dello statuto, cioè no, dello statuto, delle leggi regionali, scusate, per favorire il recupero degli edifici storici. Perché questa legge qui non è soltanto legata a edifici come posso immaginare case torri, per esempio, castelli, eccetera, ma era soprattutto legata alle cappelle, alle strutture ecclesiastiche. Questo però a un certo punto è stato trasformato, o meglio, si è utilizzato questo spazio qui per intervenire anche in tutti quegli edifici dove era richiesta, dove meglio, l'edificio presentava dei caratteri architettonici di una certa valenza. E quindi, prima dell'intervento, attraverso questa legge qua che prevedeva, fino a 300.000 euro di
posso dire, di risarcimento, no? Per quanto riguardava l'intervento. È chiaro che poi per raggiungere queste cifre qui non sempre era necessario, posso dire, spendere tutte queste cifre, in realtà erano limitate, si potevano anche fare altre cose, perché il recupero di, non so, una SCAR o una struttura linea comportava delle spese di materiali molto più ingenti rispetto a una struttura in muratura, per esempio, quindi interveniva anche in questi aspetti. Però ecco, questa legge qui ha incentivato molto l'attività dei privati, perché il privato aveva modo di usufruire ovviamente di cifre a disposizione per poter fare un restauro di un certo tipo e perché la stessa soprintendenza potesse intervenire nelle scelte del restauro, ma anche nelle scelte di progettazione ovviamente, soprattutto perché si trattava di edifici con caratteri architettonici molto particolari. E quindi, insomma, ben vengano leggi di questo tipo. Il problema è che con le crisi finanziarie che ci sono state da 5-6 anni a questa parte, forse qualcosa di più, questa legge, se non è morta, poco ci manca. Cioè, c'è rimasto un finanziamento contenuto che consente di fare proprio di nuovo le emergenze, le urgenze più importanti. E quindi con qualche problema. Dove si interviene anche invece è con la diocesi. La diocesi, per esempio, interviene sugli edifici religiosi e la sensibilità anche della diocesi in Valle d'Aosta consente di fare degli interventi di recupero e di analisi sulle cappelle, sugli edifici ecclesiastici, insomma, con una metodologia corretta. Questo. Dico ancora un'ultima cosa, soltanto relativa a quello che accennava Sericola prima, il problema degli architetti è un problema serio, perché io personalmente mi sono trovato di fronte agli architetti che più disparati, ecco, da chi veramente conosceva a fondo le problematiche architettoniche a chi proprio non sapeva neanche da che parte cominciare, diventa un grosso problema spiegare le motivazioni e il significato del lavoro che tu stai facendo, che spesso non ci sentono, manca proprio quella sensibilità. Quindi l'idea, ma qualcosa qui si è fatto, no? Di formare gli stessi architetti anche su questi aspetti è veramente qualcosa su cui ragionare davvero a fondo, perché l'intervento in sede di progetto di fattibilità, cioè proprio in prima fase, io ritengo sia fondamentale, per l'esperienza che ho ritengo che sia fondamentale. Ed è un po' come l'archeologia preventiva di oggi. In qualche modo lì si era riuscita, adesso come sapete con molte criticità, perché qualcuno la sta mettendo in dubbio, però in realtà anche per quanto riguarda l'architettura bisognerebbe pensare a un'archeologia dell'architettura preventiva, cioè prima che si intervenga sul bene, perché spesso poi è molto tardi, come diceva Luca, per esempio, è vero, alle volte succede di intervenire quando il restauro è già stato eseguito, quando il lavoro è già a un certo step, con problemi che ben sappiamo da parte dei funzionari di soprintendenza che appunto lì si trovano la difficoltà di dover decidere cosa tenere, cosa salvaguardare, cosa no, perché ormai la situazione in certi casi è già complessa. Viene in qualche modo bypassato la procedura d'urgenza, cioè la procedura d'urgenza sì. Viene piegata purtroppo dagli architetti, e io sono un architetto, quindi dire, devo dichiararlo, anche se poi alla fine, come dire, disadattato, se stiamo a vedere, però è quello, cioè il caso che vi accennavo prima, ne è l'esempio lampante, restauro chiuso, si è potuto sfruttare un decreto d'urgenza e l'intervento poi non è potuto che prendere atto di una serie di occasioni perse, però capita, insomma, non dovrebbe. Ma. Beh, la procedura di somma urgenza dovrebbe avere una motivazione davvero forte sulla relativa a perdita o grave danno del bene culturale, questo dovrebbe essere il presupposto, e comunque richiede una presentazione ex post di un progetto per l'approvazione, quindi in realtà poi l'iter autorizzativo la sovrintendenza ce l'ha,
vero, ad intervento eseguito, però per attivare quella procedura lì ci dovrebbero essere veramente delle motivazioni forti. Adesso non conosco il caso specifico, ne conosco alcuni in cui nel territorio dell'Emilia Romagna, dove effettivamente così è stato e poi magari non si è riuscito. Pensiamo solo a tutto il patrimonio anche architettonico medievale colpito dal terremoto del 2012, sono state attivate una serie di procedure di somma urgenza, ma lì la procedura era giustificata perché si rischiava di perdere seriamente il bene culturale. Immagino che gli interventi non ne conosco molti esiti, ma immagino che forse per una questione anche di conservazione del bene non siano stati in alcuni casi poi così tanto rispettosi della stratificazione. Dipende poi da quali sono le possibilità e le tempistiche di una progettazione ragionata e consapevole, ma questo dipende, oltre che dai tempi, anche dal tipo di investimento che ne è alla base. Certo, perfetto. Mi pare quindi di capire che ci sono dei margini di miglioramento un po' in tutti i settori, no? Quindi abbiamo visto in sovrintendenza si deve incominciare magari ad avere una mentalità un po' più aperta e essere un po' più sensibili per queste tecniche, ma probabilmente anche i corsi universitari forse devono in qualche modo essere migliorati. Cosa ne pensate? Vorrei proprio sentire l'opinione di un libero professionista e di un archeologo funzionario. Che cosa dovrebbe fare l'università per sfornare professionisti smart, cioè più adeguati a questo tipo di realtà? Secondo me, guarda, dal punto di vista formativo, almeno io adesso non conosco neanche nel dettaglio cosa si fa oggi, però conosco te e ho lavorato con te, quindi mi immagino il tenore che abbia il tuo corso e lo condivido sicuramente appieno. Secondo me però è un po' difficile fare questo nell'ambito dell'attività didattica. Oltre a fornire perfetta consapevolezza degli strumenti metodologici, bisogna cercare in qualche modo, magari attraverso le semplificazioni pratiche o invitando progressivamente una serie di professionisti anche a creare una sorta di basilare sistema di relazioni con il mondo delle professionalità, che siano sovrintendenza o libera professione, perché poi è inutile a dire che non è così, di fatto è così, è anche attraverso il sistema delle relazioni che una figura professionale si crea nel variegato mondo del lavoro, che può essere quello relativo al patrimonio culturale. Da questo sistema di relazioni vengono fuori poi le occasioni di lavoro che magari una volta avviate vengono ripetute. Due dei quattro interventi che vi ho mostrato saranno fatti dalla stessa società archeologica, perché è all'interno di un sistema di relazioni che poi porta a rendere manifesto il fatto che abbiano la capacità di eseguire questo tipo di indagine molto specialistica che la sovrintendenza ha richiesto, di conseguenza vengono contattati. Dovrebbe diventare maggiormente evidente il fatto che anche l'università lavora sulla formazione di questo tipo di professionalità e quindi iniziare a creare un sistema di relazioni anche a partire dall'interno del corso universitario, per poi traghettare progressivamente chi termina la propria formazione in un mondo del lavoro che sia consapevole dell'esistenza di quei professionisti, ma rendere anche l'archeologo dell'architettura consapevole delle possibilità di indirizzo della sua attività, prima relazionale e poi professionale. Discorso un po' generale, però di fatto ci si può lavorare su, diciamo. Cioè, potremmo creare magari qualche sinergia, qualche formula per appunto stringere, no? questi legami. Sì, certo. Magari in via sperimentale, magari potremmo creare delle simulazioni che poi possono essere effettivamente riproducibili nella realtà. No, questo potrebbe effettivamente essere un'idea, un'occasione. Certamente le relazioni sono fondamentali,
Io adesso mi ritrovo a lavorare molto perché ho una serie di relazioni con gruppi di progettazione che, avendo compreso e capito e avendo verificato di fatto che comunque può essere un aiuto, cioè puoi dare un contributo, no? Proprio perché hai una lettura diversa, è chiaro che ne sentono l'esigenza a un certo punto, cioè hanno bisogno di una figura che gli indirizzi almeno in quel settore. Tornando invece al discorso che cosa si potrebbe fare, ma io ritengo che una del... so che è difficile, mi rendo conto che è difficilissimo, però certamente trovare il modo di frequentare i cantieri sarebbe fondamentale. Io quello che noto da qualsiasi studente, laureato o specializzato che arriva dall'università è la difficoltà di comprendere le dinamiche di cantiere, che sono molto complesse, che molto spesso hanno moltissime figure a cui partecipano, figure con ruoli diversi, e relazionarsi, confrontarsi con persone che fanno operazioni diverse all'interno di un cantiere è veramente complicato. Perché spiegare a un impiantista che solitamente mette tubi per il riscaldamento o per l'acqua potabile che forse quel tubo lì, anziché girare in quel punto, possiamo pensare di trovare una soluzione diversa, è sempre una complicazione per lui, ma non c'è mai il modo di vedere o di leggere che invece quell'intervento indirizzato in un certo modo, addirittura pensato prima, no? Sul disegno in sede progettuale, si possono trovare delle soluzioni diverse e semplificare il tutto. Ecco, questo di nuovo un aspetto che secondo me chi esce dall'università ha delle difficoltà ad affrontare. E in un cantiere sappiamo bene che è una selezione naturale il cantiere, nel senso che non ti dà spazi. Se non riesci ad entrare in quella che è l'ottica, soprattutto quando sono cantieri di restauro di una certa dimensione, io l'esempio dei castelli che ho mostrato era abbastanza evidente perché c'era un formicaio di persone che si muoveva all'interno di quella struttura con ruoli diversi. Quindi ecco, quella è una delle difficoltà maggiori, ritengo. Riprendendo il titolo del tuo intervento, le abilità necessarie. Credo di sì, credo che anche questo, è chiaro che si fa molto con l'esperienza, questo sicuramente, però bisogna essere portati e capaci, non è da tutti effettivamente, come non lo è da tanti architetti, non è un problema di archeologi, intendiamoci, è proprio una questione da un lato caratteriale, da un lato di conoscenza, di capacità e di abilità. Certo. Bene, direi che c'è spazio forse per l'ultimissima domanda, poi chiudiamo, se c'è ovviamente. Bene, allora io direi che è arrivato il momento di chiudere e vi ringrazio i relatori e ringrazio tutte le persone che si sono collegate e spero che sia stato utile. Io l'ho pensato e voluto intensamente per capire in prima persona come funziona e per appunto abbreviare la distanza fra università e mondo del lavoro, visto che appunto in molti casi è troppo ampia e quindi è per questo che ho voluto dialogare con queste figure tutte diverse, tutte utili. E bene, diciamo che sono argomenti che verranno con piacere ripresi, che verranno ripresi poi nell'ambito di un convegno. Probabilmente verrà organizzato, si terrà dopo l'estate e quindi vi do un arrivederci, vi saluto e a presto. Grazie a tutti, grazie. Ciao a tutti. Ciao.